Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Buongiorno con noi, la rassegna stampa del TG Noi. Nottata trascorsa tranquilla in provincia di Lucca, da segnalare soltanto una lievissima scossa sismica, una scossa di terremoto che si è verificata 40 minuti dopo la mezzanotte con epicentro ancora una volta in Alta Garfagnana tra i comuni di Casola in Lunigiana, Minucciano e Giuncugnano. Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o a cose. E adesso allora passiamo alla lettura delle notizie dei quotidiani di questa mattina, iniziando dalla cronaca, dalla prima pagina del Tirreno. Questo è il titolo di apertura: cade dal Monte Rosa, è grave, alpinista viareggino di 41 anni salvo grazie al cellulare. E nella foto le complesse operazioni di salvataggio di Carlo Micheli sul Monte Rosa. Una vicenda che poteva finire peggio. Micheli ha riportato gravi ferite, però è rimasto in vita e questa è la cosa importante. Sotto la foto un titolo che ci introduce a uno degli argomenti di maggiore interesse di questi giorni, ovvero la situazione del comune di Viareggio. Il titolo è Il giorno del commissario. La prefettura potrebbe indicare oggi il nome per governare Viareggio. Caduta sabato la giunta Betti, già oggi il prefetto di Lucca Giovanna Cagliostro dovrebbe indicare il nome del commissario che governerà Viareggio fino alle elezioni amministrative previste, anche se non è ancora ufficiale, il 1° marzo del 2015. Questa quindi dovrebbe essere la data per le elezioni a Viareggio. Ancora il Tirreno di Viareggio, sempre sugli stessi argomenti, atteso già oggi il nome del commissario. E in alto, Granaiola Partito Democratico, ignorato ogni sostegno da parte dell'ex sindaco Betti. La senatrice però è sotto accusa e addirittura l'assemblea del Partito Democratico di Viareggio ha chiesto la sua espulsione dal partito insieme a quella dei due dissidenti del Partito Democratico che si sono dimessi per far cadere la giunta Betti, ovvero Zappelli e May. Andiamo a vedere l'intervista che abbiamo realizzato ieri proprio con la senatrice Granaiola all'indomani della caduta di Betti e delle polemiche che l'hanno direttamente coinvolta. La senatrice è stata definita come una dei maggiori oppositori del sindaco Betti e sarebbe stata attribuita a lei la caduta della giunta amministrativa di Viareggio. Sentiamo l'intervista di Manuela Granaiola e poi dovremmo andare in collegamento telefonico con Emiliano Favilla, ex consigliere comunale e uno dei maggiori sostenitori della giunta Betti. Intanto vediamo l'intervista alla senatrice. Per molti, partendo dallo stesso sindaco ai vertici del PD Viareggino, passando da Emiliano Favilla, è stata colei che ha mosso i fili dei consiglieri dissidenti, chiedendo e ottenendo la caduta di Leonardo Betti. E per questo, sabato pomeriggio, l'assemblea locale del Partito Democratico ha chiesto la sua espulsione. Poche ore dopo, la senatrice Manuela Granaiola non si scompone e racconta, con il sorriso sulle labbra, come ha colto la notizia. Naturalmente con dispiacere, ma anche un po' sorridendo, perché sinceramente non saprei per quali colpe dovrei essere espulsa. Non credo certo per aver espresso il mio pensiero su una situazione ormai acclarata in città. Siamo, il mio è un partito dove per fortuna ancora si discute, ancora magari ci si litiga anche, però santo Dio, la democrazia è salva. A poco più di un anno dalla partenza di Domenico Mannino, Viareggio si ritrova con un nuovo commissario, ma per la senatrice Granaiola questa potrebbe essere un'opportunità per voltare pagina. Il momento è sicuramente difficilissimo, i problemi che attanagliano la città sono macigni, direi quasi insormontabili. Io credo che questo passaggio con l'organismo di liquidazione e ahimè anche con un commissario che tutti avremmo voluto evitare ci aiuterà sicuramente a andare oltre, perché io credo che non ci sia assolutamente più tempo da perdere in niente.
Con molta probabilità Viareggio sarà chiamata a votare a marzo. Tra pochi giorni potrebbe dunque già iniziare la campagna elettorale. Emanuela Granaiola sgombra subito il dubbio sulla sua candidatura. Non io, state tranquilli, perché come sapete bene una delle accuse che mi si muove è questa. Io ho un mandato, finché dura questo mandato sono felice di poterlo portare avanti. Io vivo in questa città, conosco tante persone di buona volontà che al di là di cariche o di incarichi hanno voglia di lavorare e di fare qualcosa per questa città, quindi io ho assolutamente fiducia. Ultimissima cosa, chiamerà Leonardo Betti nelle prossime ore? Io l'ho già chiamato tante volte, lui non mi ha mai chiamato, specialmente in questo ultimo tempo in cui forse era necessario un colloquio, però sono sempre assolutamente disponibile a dialogare con tutti. Ecco, quindi questa è l'intervista alla senatrice Emanuela Granaiola, che ha detto chiaramente: non mi candiderò come sindaco alle prossime elezioni che si terranno a Viareggio presumibilmente a marzo, e ha ribadito che il sindaco Leonardo Betti, a parer suo, non ha ascoltato i consigli di chi avrebbe voluto aiutarlo. Adesso dovremmo essere in collegamento telefonico con l'ormai ex consigliere comunale della Federazione della Sinistra, Emiliano Favilla. Mi sente Favilla? Sì, sento perfettamente. Buongiorno Favilla. Allora, intanto volevo sapere che sentimenti ci sono dopo quello che è successo nelle ultime 48 ore. Amarezza o era già tutto previsto secondo lei? No, tanta amarezza. Che le cose potessero andare anche così, questo ormai era tempo che era nell'aria. Però che si concludessero in quel modo, sinceramente, è stata una cosa, una pagina veramente nera per la città. Io credo che dal dopoguerra ad oggi una questione così non ci sia mai stata. Ci sono stati altri commissariamenti, ma che abbiano avuto queste vicissitudini, io credo proprio di no. Quindi è stata tanta amarezza, è triste vedere che la città sia costretta a subire, oltre a quello che ci sarà da subire per il fatto che chiaramente c'è da ritenere dei conti che saranno dolori, però questo poteva essere fatto in un altro modo, senza il commissariamento, tenendo presente che c'è tanta necessità per gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese, gente che non ha lavoro, gente che non riesce a pagare l'affitto delle case, e quindi ci doveva essere una gestione non commissariale, ma diciamo politica, che andasse incontro e che riuscisse nel tempo a rientrare, però con una, appunto, diluendo nel tempo questa necessità. Il sindaco Betti ha detto hanno prevalso i personalismi. È anche lei di questa opinione? Sì, hanno prevalso i personalismi, hanno prevalso cose che non ci incastrava niente con la città, diciamo chiaramente. Quindi sono state altre considerazioni che hanno fatto coloro che hanno messo in piedi questo meccanismo. Perché da una parte c'erano questi due dissidenti del PD, che poi niente male essere dissidenti, ma almeno le ali sì, perché hanno portato strascicata una situazione per mesi. Perché se dicevano subito che loro erano contrari, se ne discuteva. Poi a un certo punto se ne prendevate, invece giorno per giorno scintillando una cosa, mai erano poi alla fine d'accordo su alcune questioni, prima dicevano che andava bene, però giorno dopo dicevano che non andava più bene, quindi c'era una regia, a mio avviso, ben preordinata, e insomma, poi è venuto fuori anche chi c'era dietro a questa regia, che per scopi che ancora non si sono capiti fino in fondo, ma sicuramente, come dicevo prima, non per il bene della città. Senta, lei è stato uno dei primi accusatori, tra virgolette, della senatrice Emanuela Granaiola come regista, appunto, occulta di una manovra contro il sindaco Betti. Dopo la caduta della giunta, il Partito Democratico ha chiesto, almeno il Partito Democratico di Viareggio, ha chiesto l'espulsione proprio della senatrice Granaiola. Quindi lei può dire: allora avevo ragione io. No, ma non è che io...
chiaro che era evidente questa cosa, poi è stata scoperta perché venivano fatte riunioni segrete, mezze segrete, insomma c'era tutto un ambiente di situazione che era chiaro. Io come sempre faccio le cose, le dico in modo aperto, senza peli sulla lingua. Qualcun altro magari sperava che si potesse ricucire, quindi erano un pochino più guardinghi e hanno evitato al momento di dire le cose come stavano. Poi alla fine hanno dovuto prendere atto tutti che la questione era quella, insomma, no? Perché è inutile che la senatrice venga a dire io ho fatto delle proposte, no, non ho mai fatto nessuna proposta concreta, non abbiamo mai sentito e visto nessuna proposta concreta, perché il discorso di, mi ha detto in alcune, io sono per il decoro della città, e chi è che non è per il decoro della città? Ma che significa questo? Se uno fa una proposta, dice io voglio che siano messe risorse per questo, escludendo altre risorse per altri problemi, perché è prioritario questo. Questo si deve fare questo, perché dire che io sono per il decoro, sono per la sicurezza, e che a chiunque si va a domandare, credo che non c'è nessuno che dice il contrario, no? È ridicolo mettere le cose su questa posizione. Non ha mai fatto una proposta concreta, così poi si sono riempiti di ridicolo anche i suoi consiglieri che le davano un'occhiata, no? Perché sia Meyer e Zappelli hanno sempre fatto le contestazioni pretestuose, fino all'ultimo, perché fino all'ultimo hanno fatto capire che si poteva, prima hanno chiesto che venisse approvato il dissesto, cosa che poteva anche essere evitata, secondo analisti e contabili che erano venuti anche di fuori e che hanno preso in mano la situazione del bilancio. La situazione era grave, però qualcuno diceva che poteva essere governata, invece loro no, bisogna dichiarare il dissesto, quindi anche per una tenuta politica è stato detto bene, dichiariamo il dissesto anche se poteva essere evitato. Poi hanno chiesto le dimissioni, e sono state le dimissioni prima degli assessori, tabula rasa della giunta, e il sindaco, tabula, poi ha chiesto le dimissioni del sindaco, è stata data le dimissioni del sindaco, no, non c'era niente che gli stava bene, chiaro che era tutto pretestuoso, e questo la città lo deve sapere. Favilla, secondo lei, le chiedo una risposta rapida, adesso si va comunque verso le elezioni presumibilmente a marzo, quanto accaduto può minare la coesione del centro-sinistra in vista di queste elezioni? Ma insomma, quanto è accaduto è chiaramente che non è acqua liscia che passa e non lascia niente, evidentemente qualcosa dovrà. Io credo che per il bene della città poi bisogna sempre avere dei programmi appunto che lasciano perdere le polemiche e si cerchi di ricostruire. Però quello che è successo, e mi riferisco anche in parte alla sinistra, a SEL, che anche lì ci sono dei comportamenti che non sono comprensibili. Perché noi come federazione della sinistra, da mesi abbiamo detto, ma scusa, facciamo un tavolo tra forze di sinistra, federazione della sinistra, se mettiamoci lì insieme, capiamo quali sono le cose. Se voi proponete cose di sinistra, giuste, progressiste, eccetera, ma perché noi non possiamo essere d'accordo, essere insieme a portare avanti questa battaglia? E invece andavamo a fare i tavoli con il centrodestra, col CIMA, con la Rossella Martina, no, andavano lì a discutere, a concordare con noi, fino in fondo hanno fatto questa sceneggiata. Ma si sono trovati di fronte al protocollo, questa carovana di 13 consiglieri mischiati tutti insieme. Insomma, questo è stato veramente una cosa, secondo me, allucinante, che io, insomma, qualche anno, se no, 70 anni, e una cosa del genere di qualità non l'avevo mai vista. Ultimissima cosa, lei si ricandiderà in consiglio comunale? Io non mi volevo candidare neanche l'altra volta, mi è stato chiesto e ho accettato di farlo per vedere se potevo nel mio piccolo dare un contributo anch'io. Al momento non posso dire niente, perché se vado distinto direi che non ho più voglia di confondermi in situazioni del genere. Poi vediamo se ci sarà qualche altra situazione che mi farà cambiare idea. Al momento, insomma, ecco, sono rimasto abbastanza deluso. Io dico la verità, non me la sarei mai aspettato che avesse questo epilogo. Quindi su questo aspetto ci dovrò riflettere, poi vedremo, insomma. Però al momento, invece di dire al momento, preferisco fare delle belle passeggiate in pineta. Bene, grazie ad Emiliano Favilla e buona giornata. Buona giornata anche a voi.
Grazie ad Emiliano Favilla. Chiudiamo questa prima parte del nostro programma. Adesso la pubblicità, torniamo tra pochissimo e torneremo parlando di un altro argomento veramente alla ribalta in questi giorni, ovvero quello degli assi viari della Piana di Lucca. Tra poco.